Il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto ha aperto l'odierno consiglio comunale illustrando le linee programmatiche del suo mandato. Attenzione massima ad alcune emergenze del comune. D'Alberto ha innanzitutto ricordato che Teramo conta ancora 4.000 sfollati, con oltre la metà dei quali assistita dal CAF. Gravissimo è il ritardo nella ricostruzione, con un ufficio tecnico regionale carente di personale, la ristrutturazione dell'edilizia popolare ATER, ancora al palo dopo un anno dal sisma, e la sicurezza delle scuole. E poi un passaggio importante sulle partecipate. Per il sindaco, la Teramo Ambiente, società che effettua la raccolta dei rifiuti, dovrà tornare ad essere totalmente pubblica e la Ruzzoretti dovrà elaborare un piano di rientro per restituire al comune di Teramo i 4 milioni di debiti dovuti. Il Consiglio Comunale è però iniziato con l'incontro con una rappresentanza dei lavoratori dell'Ipersimpli, il supermercato storico di Piano Daccio, che presto chiuderà i battenti, con gravi ripercussioni per i 53 lavoratori teramani. Abbiamo portato la solidarietà del Consiglio Comunale a questi lavoratori per la grave situazione in cui si trovano loro e le loro famiglie. In conseguenza dell'annuncio della chiusura del punto vendita di San Nicolò, che è caduto come un fulmine a ciel sereno su queste famiglie e su tutta la città, una città già gravata dalle conseguenze che sappiamo per gli eventi sismici. Oltre alla solidarietà, cosa pensate di fare per loro? Allora, abbiamo stabilito in accordo con i lavoratori che saranno aperti un tavolo di trattativa sindacale ed un tavolo di trattativa istituzionale che coinvolga oltre al comune e oltre alle rappresentanze dei lavoratori anche la regione, la provincia, e che questi due tavoli lavorino di concerto al fine di parlare una sola lingua, che due tavoli siano contemporanei e dettato proprio da questa esigenza, per studiare le possibilità che ci sono sia per salvaguardare i posti di lavoro, che è la cosa fondamentale, e sia per cercare soluzioni, magari anche alternative, che possano permettere la permanenza di questa importante struttura, che ormai è una struttura storica per il commercio di Teramo.